Prima però c'è la nostra playlist, andiamo allora al 6 agosto del 1970 e vi porto a New York in occasione del 25esimo anniversario dalla bomba atomica su Hiroshima. C'è un grandissimo concerto per la pace che si tiene allo Shea Stadium e la star di quel concerto è lei, Janis Joplin, meravigliosa. In Italia al terzo posto c'è lui, Lucio Battisti, grandissimo, con la sua Fiori Rosa, Fiori di Pesco, un uomo che chiede scusa, dice scusa alla sua donna, capisce che l'ha lasciata e ha fatto un grandissimo errore. Lei lo perdonerà, terzo posto, Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Posso stringerti le mani, come sono fredde e tu tremi, no, non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che noi non siamo stati mai lontani, dimmi che ieri era oggi, oggi è già domani, dimmi che è vero. Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Quel giorno, guardate sui giornali, polemica, c'è della polemica, perché Ombretta Colli viene censurata per le sue minigonne. Stavano registrando lo show E noi qui, la trasmissione che andava in onda da Milano, e guardate, dicono che le gonne della Colli erano troppo corte. Invece per l'altra star del programma, Rosanna Fratello, questo problema non c'era, non lo so perché. In seconda posizione lei, la voce per eccellenza italiana, Mina. Il brano è un capolavoro, era il 102esimo della sua carriera e peraltro è stata anche colonna sonora di uno spot televisivo di una nota pasta, ci siamo capiti, la canzone era Insieme numero 2. Anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Mina con Insieme, insieme, no, io non canto. Quel giorno però alla prima posizione c'è lui ed è molto importante ricordarlo oggi, perché andiamo sul tablet proprio oggi, il 6 agosto, sono 30 anni dalla morte di Domenico Modugno, il rivoluzionario della musica. Non solo le sue canzoni, ma anche la televisione, il cinema, la politica. Davvero Domenico Modugno è stato il pioniere della canzone italiana e quel giorno, il 6 agosto del 1970, era alla posizione numero 1 con una canzone meravigliosa, ma non era meraviglioso, scritta con Enrica Bonaccorti, La lontananza numero 1. E riprendiamo la gara, la riprendiamo con Domenico Modugno. Ma è già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare. A ricordare te, e noi ricordiamo oggi Domenico Modugno. Alessandro.